Premettiamo che Industria 4.0 è un termine che è stato inventato in Germania nel 2011 per affrontare un problema di riprogettazione del sistema industriale tedesco sulla base delle nuove capacità tecnologiche che venivano fornite da Internet of Things, dai Big Data e anche dall'integrazione del cliente finale. Quindi è un termine che nasce in quel contesto. Poi, diciamo, in modalità più generale, oggi lo si assume come un paradigma di quello che sarà la quarta rivoluzione industriale, quella che è già in corso, ovvero sia lo spostamento dei meccanismi di produzione che fanno passare da un prodotto a un servizio, che fanno che hanno la possibilità di capire come questi prodotti e questi servizi che vengono prodotti nelle fabbriche vengono poi utilizzati dal cliente finale e danno la possibilità di combinare in un modo flessibile servizi utilizzando blocchi che sono messi a disposizione da alcune componenti industriali e che altri componenti industriali, aziende utilizzano per costruire servizi derivati. Tutto quanto è abilitato da un paio di tecnologie di riferimento. Da una parte l'Internet of Things, l'Internet delle cose, ovvero sia la capacità di poter mettere dei sensori, degli elementi che trasmettono informazione molto estremamente miniaturizzati un po' dappertutto, all'interno delle macchine che costruiscono, servono a costruire un prodotto in fabbrica, ma all'interno dei prodotti stessi, per poter controllarne l'efficienza, la qualità e anche la modalità con cui vengono utilizzati presso il cliente finale. Questo è un sistema che produce tanti dati e quindi questi dati devono essere raccolti in una piattaforma Big Data che poi fornisce la capacità di analizzare quello che è successo durante il percorso di produzione, quello che è successo durante l'utilizzo del bene e in questo modo creare dei ragionamenti che permettono un'ottimizzazione di questi prodotti e di questi servizi, un risparmio dei costi, un miglioramento della qualità, un avvicinarsi al cliente finale. Un fenomeno che non è soltanto europeo, un fenomeno che c'è anche evidentemente in America, in Giappone, in Cina, in tutte le grandi contesti manifatturiere e che poi è la spia di un inizio di una trasformazione digitale che parte dal mondo dell'industria e della produzione ma si allargherà inevitabilmente a tutti gli altri contesti industriali che riguardano per esempio il mondo dell'energia, la farmaceutica, la chimica e tanti altri contesti industriali non soltanto relativi alla produzione di beni e servizi. Dalla ricerca che abbiamo condotto emergono una serie di elementi intanto di scenario rispetto al progredire Industria 4.0, ad esempio i problemi infrastrutturali, nel senso che noi avremo probabilmente delle difficoltà a realizzare per tempo e in maniera adeguata le infrastrutture in quelle che vengono definite aree bianche, che sono aree dove non investono i privati ma lo Stato, e dove però poi i privati devono arrivare per attivare i servizi. Questa cosa non è scontata secondo lo scenario, cioè potrebbe anche succedere che queste aree non verranno coperte. E siccome in queste aree c'è una parte molto consistente del tessuto produttivo del paese, la piccola e media impresa che è la base della nostra economia, il rischio che a queste imprese non arrivino i servizi e fra questi servizi ovviamente quelli connessi all'industria 4.0 è elevato, questo è un elemento di scenario. Un altro elemento di scenario forte è la questione dell'internet delle cose. Secondo il nostro panel l'Italia ha un problema specifico e lo avrà anche nei prossimi anni dal punto di vista della sicurezza delle reti e poi dell'internet of things in particolare. Un problema di sicurezza che creerà ovviamente difficoltà per l'affermarsi di questa innovazione che peraltro crescerà dappertutto e quindi anche da noi, però potrebbe creare dei problemi specifici. Questi due elementi, insieme ad altri, rappresentano degli elementi di rischio o di freno rispetto allo sviluppo Industria 4.0. C'è poi un altro elemento specifico che emerge dalla ricerca, che è la difficoltà di far entrare le piccole e medie imprese italiane, anche quelle innovative, in questo nuovo paradigma industriale. Una difficoltà che deriva in parte dal fatto che esse non possiedono le competenze e le capacità organizzative, le capacità finanziarie per gli investimenti che sono necessari. Dall'altro c'è un problema di mentalità,
cioè di una mentalità che per tanti aspetti è poco consona con l'innovazione organizzativa che è richiesta dal modello appunto Industria 4.0. Queste due difficoltà congiurano a far sì che, secondo appunto il panel di esperti, attorno al 2025 noi avremo ancora meno della metà delle nostre piccole e medie imprese che saranno passate a un modello di Industria 4.0. Quindi progresso ce ne sarà certamente, però il ritmo sarà inferiore a quello degli altri paesi e quindi resteremo ancora appunto fra 8 anni un paese follower.